questo video. Sì, come ho detto nell'altro video, vengo di nuovo in Italia per fare seminari solo sul Yip Man Vinchun. Anche le armi, Bar Cham Da, Lup Tin Bun Quan. Quando avete finito questo tutorial con me, venite anche certificato, è così, sono sicuro che questa volta è fatto bene, che non è un allievo mio che forse ha dimenticato qualcosa e così diminuisce sempre la qualità. Per esempio, ci sono stato allievi da uno in Italia del Nord, non voglio dire nomi, che sta insegnando le armi. E già la base, già nella base ci stanno un paio di errori, errori gravi. Per esempio, quando hai il bastone in mano, il grip è larga esattamente come le tue spalle. È importante il primo triangolo. Il primo triangolo è dal ginocchio a questa mano e dal ginocchio a questa mano. Quando vedete, è un triangolo. Adesso molto importante che il grip non è come sto facendo adesso. Quando uno insegna il tipo qua e prendi il bastone in questo modo, con il pollice così, meglio non ascoltare più, perché c'è la base che non ha capito. Quando un altro bastone viene, attaccato, viene da qua e ti prende il pollice, tu perdi il bastone. Allora, per questo, prima ragione, il pollice sta qua, che quando l'altro bastone scivola ti può prendere solo la dita, ma quando tu perdi qua la dita hai ancora controllo. L'importante è il pollice. E poi il pollice si sta anche lì per sentire di più. Con il pollice lassù senti, hai più sensibilità per il bastone, senti molto di più. Allora, quando uno ti insegna così, già lì inizi a fare errori. Questo era solo un piccolo esempio, ma molto importante. Grazie.